Buongiorno a tutti, oggi presentiamo questa iniziativa che abbiamo organizzato insieme all'Associazione Aria Pulita e all'ASED, che è l'azienda che attualmente gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Questa è la seconda giornata ecologica da quando la nuova amministrazione si è insediata, a partire dal 27 maggio. Rispetto alla prima iniziativa dell'8 giugno è più ricca, nel senso che abbiamo pensato, anche grazie al contributo sia dell'Associazione Aria Pulita sia dell'azienda ASED, di coinvolgere i bambini della scuola materna, organizzando un concorso sull'ambiente che abbiamo denominato Differenziati, e su questi aspetti poi diranno i rappresentanti dell'associazione e dell'ASID. Noi già in campagna elettorale abbiamo detto che avremmo puntato molto su due settori, ambiente e cultura, perché riteniamo che siano i punti più qualificanti di qualsiasi amministrazione, e quindi ci siamo subito messi al lavoro su questi due temi. Lo scopo è quello di creare una coscienza civica su questo tema dell'ambiente, che è un tema importantissimo, partendo dal basso, cioè sia dai cittadini, quindi coinvolgendo, ma dal basso, partendo proprio dai bambini, perché spesso i bambini sono quelli che insegnano poi agli adulti e non il contrario. Sembra un paradosso, ma invece quasi sempre è così. E posso anche dire che noi stiamo lavorando per fare la raccolta differenziata nel più breve tempo possibile. Stiamo un attimo aspettando, perché il Ministero dell'Interno aveva messo a bando delle risorse per i comuni sciolti per mafia. Purtroppo con la Marina inizialmente non è stato ammesso, quanto il Ministero aveva fatto un bando finanziare i comuni sciolti per mafia. Bova Marina ha partecipato, solo che anziché della documentazione allegare il decreto per scioglimento per infiltrazione mafiosa, è stato allegato il decreto di scioglimento ordinario. A fine mese ci dovrebbe essere l'udienza innanzi al TAR di Roma, per cui all'esito dell'udienza poi valuteremo il da farsi. Io colgo anche l'occasione, visto che c'è tutta la stampa, per invitare nuovamente i cittadini ad amare e a tutelare il paese, perché noi siamo impegnati, non dico 24 ore su 24, ma siamo veramente impegnati dalla mattina alla sera. E perdere tempo, lo dico molto chiaramente, stamattina con due operai, con il comandante dei vigili, per andare a togliere le baracche sulla spiaggia nel 2014, è una cosa inaudita. Non possiamo pensare di migliorare il paese mettendo le baracche sulla spiaggia e facendo perdere anche del tempo agli operai, al comandante dei vigili urbani, al sindaco, all'amministrazione, che abbiamo cose molto più importanti da fare. Quindi io colgo anche questa occasione per invitare veramente tutti i cittadini, i giovani in particolare, a rispettare il paese, perché fin quando sarò sindaco, ma anche dopo, lo dirò sempre in ogni occasione: il destino di Bova Marina dipende da noi. Se noi mettiamo le baracche a mare, il destino è segnato. Quindi io vi ringrazio e adesso vi cedo la parola a chi vorrà intervenire. Non lo so, l'assessore, poi se vuole. Allora, per l'Associazione Aria Pulita
anche divertendo come Marina, questa è la 15ª giornata ecologica. Siamo felici per la prima volta di svolgerle insieme all'ASED. Per noi la giornata ecologica è un momento molto importante, in quanto si va sia a sensibilizzare i cittadini, soprattutto in questo caso i bambini, i più piccoli, e soprattutto si fa anche qualcosa di positivo per il paese, quindi rendendolo più pulito e anche più bello. Siamo consapevoli tutti quanti, siamo convinti che un paese con un ambiente migliore sia un paese che possa crescere, che possa avere uno sviluppo maggiore e costante anche nel tempo rispetto al declino che abbiamo visto in passato, dovuto anche ad un guardare all'ambiente come una cosa secondaria. Invece l'ambiente deve essere una priorità e, come ha detto il sindaco, per questa amministrazione lo è, e quindi infatti noi siamo disponibili a lavorare insieme all'amministrazione affinché si persegua questo obiettivo di un ambiente migliore, ma nei fatti e non nelle parole. La giornata ecologica di domenica sarà un momento in cui si spiegherà ai bambini, cioè, come dicevamo, i bambini dei piccoli delle scuole materne, delle scuole dell'infanzia della città, presenti sulla spiaggia, e a loro verrà anche spiegato e fatto toccare con mano che differenza c'è tra una spiaggia pulita ed una spiaggia sporca, ma soprattutto questi rifiuti presenti sul territorio. Vi faccio un esempio: una bottiglia di vetro, se non dico un numero sbagliato, ci vogliono dalle 2 alle 4.000 anni affinché l'ambiente lo riassorba e quindi si decomponga, che è un lasso di tempo enorme, considerando che la nostra media di vita è di 80 anni circa. Infatti, esattamente. È un'ottima cosa partire con questo concorso, che poi i rappresentanti dell'ASEM spiegheranno in forma migliore, perché partendo dai bambini si può realmente cambiare il futuro, nel senso, loro tra 10-15 anni saranno i protagonisti assoluti del territorio e saranno coloro che faranno veramente la differenza. E allora, partendo dai bambini, come è successo con me, io non vivevo a Bova Marina, la mia infanzia e le scuole le ho fatte al nord ci insegnavano questo, amare l'ambiente, fare la differenziata e risparmio energetico. Sono cose che mi sono portato dentro e spero anche i bambini, i ragazzi di Bova Marina, che poi saranno i cittadini del futuro, possano anche loro avere nella loro cultura. Gabriele, se vuoi... Sì, allora... Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, quindi rinnovo i ringraziamenti fatti dal primo cittadino. E questa giornata ecologica è un punto d'inizio, è uno start-up importante per poter cercare di mettere il primo tarlo all'interno delle coscienze dei cittadini. Poc'anzi il sindaco parlava di due progetti importanti inseriti all'interno, come dire, del programma, ma due obiettivi fondamentali per il futuro roseo di un comune. Sono la cultura e l'ambiente. Stranamente, nonostante possano a primo impatto sembrare due argomenti paralleli, sono lo stesso medesimo argomento, in quanto l'ambiente può essere migliorato solamente con la cultura. Spesso noi facciamo delle campagne di sensibilizzazione presso le scuole dell'infanzia, soprattutto è la scuola dell'infanzia che è un tassello importante per poter creare un domani dei cittadini rispettosi dell'ambiente, che abbiano cura della terra su cui vivono. Quindi la scuola dell'infanzia rappresenta appunto la chiave di volta affinché qualunque progetto, soprattutto i giovani, qualunque progetto, l'amministrazione o comunque un progetto basato sul sociale possa giungere ad una conclusione positiva e possa essere definito vincente. Per coinvolgere i cittadini abbiamo, quindi coinvolgere direttamente anche i bambini, abbiamo organizzato un concorso a premi. Il concorso è rappresentato da una rappresentazione grafica di cosa i bambini vedono quando ci si parla di ambiente o di raccolta differenziata, in maniera tale che chi poi valuterà questi disegni possa realmente capire
come l'ambiente viene visto da un infante e quindi potenzialmente o comunque da un bambino di pochi anni, che, attenzione, non deve essere sensibilizzato, ma deve essere educato ed erudito. I grandi devono essere, quindi papà e mamma dovrebbero essere maggiormente sensibilizzati, perché oramai adulti, mentre il piccolino dovrebbe essere appunto educato in maniera tale da poter rappresentare, come dicevo prima, un cittadino rispettoso dell'ambiente. Faccio per volgere al termine, faccio l'ultimo punto del mio intervento, è focalizzato sul fatto che la Regione Calabria vive continuamente delle situazioni emergenziali sotto l'aspetto dei rifiuti, ed essendo un rappresentante di un'azienda che si occupa di raccolta dei rifiuti, spesso quando vado a seguire i miei collaboratori nel territorio, la cittadinanza mi ferma chiedendo spiegazioni e io do sempre la stessa risposta. Ci si focalizza e ci si attenziona sulla problematica finale, ma non su ciò che ha scaturito il problema iniziale. Il problema iniziale è l'eccessiva produzione di rifiuti che vanno in discarica. Quindi la soluzione fondamentale, ed è l'unica, è ottimizzare e attivare la raccolta differenziata. Perché abbiamo scelto di realizzarlo sul lungomare? Perché Bova Marina è un comune che potenzialmente potrebbe vivere solamente di turistico nei mesi estivi, e quindi il lungomare è un luogo di unione e di incontro per l'intera popolazione e la comunità. Aspettiamo e ci auguriamo dell'adesione, che la giornata susciti una forte adesione da parte della popolazione, sia grandi che piccini. Speriamo che sia il primo di una serie interminabile di eventi, perché la tutela e la cultura dell'ambiente non si conosce ancora abbastanza bene, quindi di ambiente non se ne parla mai abbastanza. Grazie, io ho concluso. Mi sembra che non c'è niente da aggiungere. Se ci sono domande. Signor Sindaco, negli ultimi anni il Comune di Nuova Marina ha avuto, diciamo, un paio di idee, due vere e tre verso la scuola. Strettamente collegati con l'ambiente ci sono il porto delle nebbie, le programmate gallerie di cui si parla, l'ex seminario e il lungomare. In che modo intende affrontare l'amministrazione comunale di Torre? Andiamo in ordine. Per quanto riguarda il porto, noi, amministrazione Zavettieri, abbiamo avuto un finanziamento di circa 1 milione di euro per una demolizione del tratto del molo. E dopo 5-6 anni finalmente la gara è stata appaltata, l'opera è stata appaltata, era stata aggiudicata in un primo momento la ditta Cronos, poi per questioni legate a problemi di interdittive la Cronos era stata esclusa e doveva subentrare la seconda, e sarebbe la Imprising. È successo che il responsabile dell'ufficio tecnico, che la Cronos ha impugnato l'interdittiva emessa dalla prefettura e ha fatto ricorso al TAR perdendolo, ha impugnato l'ordinanza del TAR emessa al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato ha dato ragione alla ditta Cronos perché il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, o meglio l'ex responsabile ingegner Panella, ha emesso il provvedimento di non aggiudicazione quando ormai quell'interdittiva era scaduta, per cui la Cronos è stata, diciamo, riammessa, e quindi abbiamo chiesto ora alla prefettura una nuova informativa per la Cronos, per cui aspettiamo questa comunicazione da parte della prefettura se dobbiamo aggiudicare i lavori della Cronos o nuovamente passare alla seconda, alla ditta, diciamo, alla seconda graduatoria, che è la ditta Imprising. Quindi c'è stato questo problema di burocratico, ma a breve partiremo. Ovviamente noi
l'idea di realizzare un porticciolo turistico ce l'abbiamo sempre, perché aspettiamo anche la nuova programmazione 2014-2020 per vedere se c'è appunto nella nuova programmazione la possibilità di realizzare il porticciolo turistico. Per quanto riguarda la vicenda AES, quindi qualche giorno fa la comunicazione che è apparsa sulla stampa locale che sono state chiuse le indagini e ci sono 6 indagati. E noi stamattina stessa, in qualità di sindaco, ho depositato presso la segreteria del procuratore capo di Reggio Calabria, dottor Caffiero Dera, una richiesta di essere ricevuto. Posso preannunciare che il comune di Pova Marina si costituirà parte civile nel procedimento penale per tutelare le ragioni e gli interessi di Pova Marina e dei cittadini bovesi. Le altre due cose che non ricordo adesso. Le gallerie di cui si parla. Ma le gallerie intende. Il raddoppio delle gallerie. La statale dove era stata fatta la sequestro. Ci sono due, sì, ci parla di altre due. Cioè la doppia esistente a fare due corsie per ogni senso di marcia. Questo ora dovremmo prendere contatti con l'ANAS per vedere tempi e modalità di realizzazione. No, perché si parlava anche della possibilità che venga riappaltato il tratto tra Pova e Palizzi. Ultima cosa, il pomo della discordia, cioè il lungomare. Allora, il lungomare, la questione del lungomare è molto complessa, nel senso che quando si parla del lungomare dobbiamo parlare anche di protezione del lungomare. Allora, partendo dalla questione di protezione, c'è un finanziamento di circa 1 milione di euro per realizzare 2 barriere soffolte dal girasole al D'Andrea. È stata fatta la gara, è stata aggiudicata momentaneamente alla ditta Ita Costruzioni di Siderno. Io sono stato la settimana scorsa alla SUAP. La SUAP ha espletato tutto l'iter, doveva fare la determina di presa atto e trasmettere i documenti al comune, che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Dopodiché il comune chiederà tutta una serie di documenti, in particolare la famosa informativa antimafia. Se non ci saranno problemi di interdittive, provvederemo in tempi brevissimi alla determina di aggiudicazione e alla stipula del contratto, perché è nostra intenzione iniziare i lavori. Se non ci sono problemi di natura burocratica, iniziare i lavori il 1° settembre, tant'è che abbiamo fatto già un sopralluogo. Per quanto riguarda la sistemazione, quest'anno non è che possiamo fare grandi cose, sia per i tempi sia per le poche risorse disponibili. Comunque proprio martedì scorso abbiamo fatto una delibera di indirizzo all'ufficio tecnico per dare una sistemazione migliore al lungomare, che prevede anche la eliminazione della rete. E già stamattina l'ufficio tecnico ha richiesto alle ditte inserite nell'elenco delle ditte di fiducia del comune preventivi, per cui penso che nella metà della prossima settimana, verso fine settimana, dovrebbero iniziare i lavori. Stiamo mettendo anche le docce, stiamo pulendo la sabbia, la spiaggia, qualche discesa è stata già fatta, altre le faremo. E poi un'ultima cosa molto importante è che ci siamo da subito attivati per ottenere un finanziamento dalla provincia per un contributo per il rifacimento. Questo contributo è subordinato alla compatibilità della nostra sabbia con quella che è depositata sul porto di Saline, e sono venuti i tecnici dell'ARPA che hanno prelevato dei campioni, hanno fatto la caratterizzazione, e quindi abbiamo buone possibilità di avere anche questo contributo per fare un po' di rifacimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi dai il tuo numero?